attimo, perché giudice, lei sta dicendo una cosa estremamente seria e grave. Un mercato, lei l'ha definito... Il mercato degli affidamenti, l'affidamento è un... Quindi che cosa significa? Che c'è alle spalle un meccanismo tale per cui c'è un interesse più forte di quello che può essere il rispetto nel bambino? Sì. C'è un interesse enorme, un interesse di tipo economico di 1,5 miliardi, 2 miliardi di euro ogni anno in Italia. Ci sono... Allora, lei a che cosa si riferisce, giudice, esattamente? Questo interesse chi coinvolgerebbe? Mi riferisco agli enti privati e agli istituti religiosi che gestiscono le cosiddette comunità, che sono in realtà istituti in cui questi bambini prelevati forzosamente vengono ricoverati, e con l'effetto di attribuire denaro pubblico a ciascuno di questi istituti per ciascun bambino ricoverato, per ciascun giorno di ricovero. Quindi, traducendo, lei dice questi bambini vengono sottratti facilmente alle famiglie perché così entrano in un circuito economico interessantissimo. È questo che sto dicendo. E la cosa grave è che ciò avvenga per il tramite di istituzioni, cioè assistenza sociale e magistratura, che sono fortemente contaminate da questa tipologia di... Secondo le nostre statistiche, c'è anche una statistica fatta in Piemonte, è un po' così in tutta Italia, circa l'80% dei bambini vengono tolti alle famiglie, e questo perché la valutazione viene fatta sullo stato emotivo, psicologico dei genitori e non sulla relazione che c'è fra bambino e genitore. Quindi anche se un genitore ha dei problemi, noi abbiamo visto che in moltissimi casi, e l'abbiamo anche dimostrato poi ottenendo anche delle sentenze favorevoli poi in tribunale, era possibile mantenere il bambino in famiglia aiutando la famiglia a sostenere la relazione col bambino. Possiamo dire un po'. Quello che succede, lo spieghiamo proprio nel vademecum, una persona si ritrova accusata di colpe che magari sono esagerate o non ci sono, non sa più cosa fare, combina ulteriori problemi che dimostrano che la decisione, che fra virgolette dimostrano che la decisione era giusta, mentre magari se uno ha qualcuno che lo sostiene, l'aiuta a far vedere come stanno veramente le cose, allora si può recuperare la situazione. Comunque quello che vedrete lo sanno tutti. Anzi, lo permettono e minacciano coloro che protestano. I figli vengono catturati in pieno giorno, strappati dalla mano dei genitori, sequestrati a scuola durante le ore di lezione. Abusi, violenze, maltrattamenti. Tutti sono complici, giudici minorili, alti funzionari delle istituzioni, le assistenti sociali, la Gestapo che assicura il recinto del silenzio con il sistema degli incontri protetti. Margherita Hack e vi parlo di una storia kafkiana. È una storia kafkiana e se non avessi conosciuto di persona i protagonisti non ci avrei creduto. No, no, papà, no, 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 ti prego, no. No, 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 ti prego, ho tutta la vita di te, voglio andare e non ci vado, non ci sono fatto, non ci sono fatto. Yeah.
questa vergogna. Mamma dovrebbe aiutarci. Ho 12 anni e vivo a Roma. Allora, perché faccio questo video? Perché il giudice che segue il mio caso non vuole video, cioè non vuole né sentirmi né video registrarmi, quindi lo faccio da sola perché cioè non voglio che questa giudice continui a prendere le sue decisioni che io non condivido senza neanche sapere il mio parere. E allora questa giudice ha preso la decisione di portarmi o farmi portare, perché io non ci andrei mai, cioè non vorrei mai andarci, quindi portarmi in casa famiglia e poi dopo successivamente trasferirmi da mio padre. Madres migrantes reclaman la devolución de sus hijos retenidos por el gobierno italiano. Según autoridades ecuatorianas, hay 152 familias que perdieron la tutela de los menores. Las madres realizaron hoy una marcha en Guayaquil y Bessie Granja recogió algunos de sus testimonios. ¡Vergüenza Italia! ¡Vergüenza Italia! Los hijos permanecen en custodia de las autoridades de ese país, por razones que aún no entienden. Porque dijeron que yo estoy con problemas mentales. Y empezó cuando el Tribunal de Menores de Italia le quitó la custodia de uno de sus hijos y luego la de los otros cuatro. Yo me siento destruida al ver que mis hijos los encuentran, al no saber dónde están ni cómo están. Prácticamente secuestrado. Según cifras del Ministerio de Justicia, 1.400 niños están siendo vigilados por el gobierno italiano y 152 padres perdieron la tutela de sus hijos. Una situación que ha sido retratada por la prensa. I minori sono compresi nella fascia di età dalla nascita ai 18 anni. In Italia sono proprietà assoluta dello Stato. Per mezzo delle istituzioni lo Stato può prendere di mira un minore e da un momento all'altro deprivarlo di tutti i suoi beni, iniziando dal bene supremo che sono i genitori. Nello stesso istante lo priva dei fratelli e sorelle, dei nonni, dei familiari, degli amici, del proprio ambiente naturale, sociale, culturale, della lingua materna, delle memorie, delle proprietà, del futuro. L'annientamento di tutti questi valori avviene solitamente nello spazio di alcuni minuti, il più delle volte all'insaputa dei genitori. Vengono usati svariati espedienti per effettuare operazioni lampo, i valorosi servizi sociali preferiscono evitare il fastidio che il bambino faccia strenua resistenza invocando l'aiuto dei genitori, in modo che il trauma lo subisce da solo, come prima esperienza da orfano, soccombendo alla brutalità degli sconosciuti sequestratori. Viene portato subito in luoghi mai visti prima, scaricato e consegnato ad altri sconosciuti, che lo trattengono contro la sua volontà, volontà che viene chiaramente espressa anche se il piccolo è ancora nei primissimi giorni di vita. Il nuovo ambiente sarà sordo ai pianti. E così i successivi, di solito una serie di luoghi e persone sconosciute attraverso i quali al piccolo detenuto sarà garantito quanto necessario per una vita vegetativa. Quella sì, è importante, perché vale. È lui l'oggetto portatore di valore che movimenta la vasta economia del tentacolare mercato dei minori. Quanti sono i bambini e i ragazzi detenuti saldamente nel mercato? Circa 40.000 detenuti è una valutazione realistica, confermata negli anni da varie fonti fra cui alcune inchieste governative. Il sistema istituzionale garantisce un turnover perfetto per approvvigionare il mercato e mantenerlo costante. Supponiamo una permanenza media nel mercato di 10 anni. Vengono preferiti bambini piccolissimi, anche lattanti, ma molti sono catturati in età scolare, anche a 15-16 anni, e avviati ai campi di detenzione, come quelli di Mestre, con severissime limitazioni degli incontri protetti con i familiari. Altro che 41 bis. Vorrebbe dire 5.000 ingressi all'anno e 5.000 uscite. Se la permanenza media è maggiore, molto probabile, o minore, non cambia gli effetti delle riflessioni che seguono. Volevo far notare che non si tratta di un parco botanico con 40.000 alberi, ma di una massa di persone giovanissime, differenziate dai coetanei, che entrano in una società differenziata, strutturata a rete e gestita da privati, ne escono solo dopo lunghissimi periodi di detenzione, che comprendono tutta l'età infantile e dell'adolescenza. Con l'uscita dal mercato la burocrazia di Stato chiude una pratica. Ma non si chiude la vicenda umana dei minori traumatizzati, deprivati delle radici e trapiantati in ambiente ostile, quell'ambiente che perseguita i suoi genitori.
Questi sfortunati giovani cittadini vengono reimmessi nella società segnati da cicatrici indelebili e ferite che non rimarginano. E i genitori? Vivisezionati dal sequestro dei figli, vengono brutalmente convertiti in ergastolani, senza diritto a riduzioni di pena. Sono gli unici al mondo, insieme ai figli, ad essere prima condannati, e poi processati. Condannati alle pene più gravi senza possibilità di difesa. Lo Stato prima spara, e poi dice chi va là. Mentre i figli sono già in stato di detenzione, i poveri genitori, traumatizzati, si apprestano ad affrontare il granitico Moloch della giustizia e delle pretoriane SS, che non soffrono di sensibilità umana. Una lattante, Elisa, strappata con l'inganno e la violenza dal seno materno, sarebbe morta atrocemente se le SS non si fossero decise, in extremis, dopo due giorni, a prelevare la madre per allattarla e salvarle la vita, o, secondo i punti di vista, per non sciuparne il valore di mercato. Quando si parla di visite protette, è bene sapere che i minori vengono protetti unicamente dai pericolosi genitori. Tutte le altre persone, centinaia, con cui saranno in contatto sono tutte certificate, verificate, affidabili. A loro si può consegnare il lattante, il bambino dell'asilo, la ragazza tredicenne, il giovane liceale. Sono tutti di una specie superiore, dallo psicologo all'educatrice e all'operatore occasionale delle cooperative. Sui genitori si abbatte lo stigma. L'allontanamento dei figli, i gioielli che danno luce anche socialmente alla coppia madre-padre, causa un repentino cambio di atteggiamento. L'assenza dei figli viene notata, spesso viene giustificata con spiegazioni imbarazzate, che però non tengono oltre il breve periodo. E le persone, quelle del buongiorno e buonasera, cominciano a omettere di nominare figli. Ma capiscono, e pensano che, se glieli hanno tolti, qualche motivo deve pur esserci. E la coppia viene socialmente evitata, emarginata, come normale attitudine delle persone anche per non creare imbarazzo. Peggio che peggio se la madre è separata. Dunque, ogni anno i minori avviati al mercato sono 5.000, i genitori colpiti sono ovviamente 10.000. E i nonni? E gli zii, zie, e i fratelli dei minori rapiti? Sicuramente ne risentono in maniera traumatica, e per nonni e fratelli il trauma non si estingue. Con la liberazione a 18 anni, in pochi casi prima, l'ex detenuto non viene automaticamente riabilitato psicologicamente, fisicamente, affettivamente come se niente fosse mai accaduto. Resterà per sempre modificato dal trapianto violento che ha subito. Spesso ancora molto più di quanto si pensi per chissà quanti abusi subiti. Per quanto censurate le notizie continuamente emergono dalle case famiglia, dagli infiniti forteti italiani. C'erano serie rilevazioni anni fa che indicavano in un 55% i giovani reduci dalle case famiglia con problemi comportamentali predisposizione all'uso di droghe. Ma anche i genitori e i familiari, in grado diverso, non riacquistano mai più la salute, la serenità, la gioia di vivere. Sono passati attraverso l'inferno del sequestro, delle visite protette, controllati a vista da sconosciuti operatori venuti da chissà dove per 4 euro all'ora, le relazioni SS, e le stazioni della Via Crucis delle udienze al Tribunale dei Minori. Umiliati dalla frustrante incomunicabilità con le pretoriane SS, con pseudopsicologi, periti e mercenari vari, rimangono segnati per sempre. Nei casi di chi aveva i mezzi? Spolpati e sfiniti dai procedimenti giudiziari. Degli 1,7 milioni di americani che hanno prestato servizio militare in Iraq e Afghanistan, 300.000, 20%, soffrono di disturbi psichici e depressione grave. Volete che minori e genitori, traumatizzati gravemente e per tutta la vita non subiscano simili o peggiori danni? Proviamo a attribuire ai minori e ai genitori una sopravvivenza al trauma, per fare una media, di 50 anni.
5.000 minori più 10.000 genitori per 50 anni di sopravvivenza uguale 7.500.000 persone probabilmente disturbate psichicamente, o comunque lesionate nella sfera affettiva, come effetti collaterali del mercato dei minori. Supponiamo magari che il 50%, o anche di più, rimanga in un certo senso indenne dallo sconvolgimento di vita subito. Parliamo comunque di milioni di persone devastate in modo permanente. Purtroppo, su molti temi, non vengono più forniti dati attendibili. L'Istat non rende più noti i dati dei minori sequestrati per distretto di corte d'appello, nemmeno i dati dei suicidi per 100.000 abitanti e altre importanti rilevazioni, che ci mettevano al riparo dalle fonti inattendibili. La nostra associazione, URTA, si è interessata con la direzione Istat, ci hanno risposto che hanno ordine di non pubblicare, e di rivolgerci al Ministero della Giustizia. Facciamo allora una valutazione economica spanne, ma realistica. Si parla di 100, 200, 300, 400, 500 euro al giorno per detenuto. Naturalmente ci sono bambini con problemi anche gravi di salute che richiedono cure specialistiche e accompagnamento. Ma prendiamo il valore più ricorrente che viene pubblicato, cioè 100 euro. 40.000 per 100 uguale 4 milioni. Una giornata del mercato dei minori costa ai contribuenti 4 milioni di euro. In un anno uguale 1 miliardo 460 milioni. Ma non è tutto, perché questo è solo il valore fatturato dalle case famiglia. In funzione del mercato dei minori si giustificano posti di lavoro, stipendi e ulteriore fatturato del settore privato, quindi molti altri costi che gravano sui contribuenti. Ci sono tribunali, giudici, tutori, curatori, giudici onorari, psichiatri, psicologi, assistenti sociali, avvocati, periti, operatori domiciliari, accompagnatori, cooperative, comunità, case famiglia, educatori, medici, personale amministrativo. Un'ultima riflessione, se possibile un suggerimento, ai genitori separati. Sono convinto che l'affidamento congiunto, o, se possibile, alternato, sia la soluzione più equilibrata. Soprattutto per i figli, ma anche per i genitori. Probabilmente potrebbe diminuire, o anche prevenire, la conflittualità e i casi di alienazione genitoriale. Queste riflessioni mi sono state ispirate dall'incontro con alcune mamme alle quali viene impedito di vedere i figli. Ho conosciuto, però, anche lo stesso dolore lacerante sofferto dai padri. Questo breve video per lanciare un secondo appuntamento che riguarda la sottrazione dei minori, sequestro di Stato, sequestri di Stato, l'aveva definito qualche anno fa il settimanale Panorama. Io ho qui con me l'avvocato Carlo Priolo, che avete sentito fino a qualche minuto fa in diretta con la signora Giada per parlare del caso di Iacopo, questo bambino sottratto, portato via in malo modo. 8 persone, tra queste 5 poliziotti, si presentano nella scuola di Iacopo con la scusa di un'intervista e lo portano via anche con la forza e lo accompagnano in casa famiglia. Centinaia di migliaia di bambini che vengono sottratti, nel 2009 erano stati più di 32.000, un giro d'affari da 3 miliardi di euro l'anno. Noi ci sentiamo con tanto dolore nel cuore, ma anche con il peso e la responsabilità di portare avanti un'inchiesta, un'indagine così, grazie anche all'avvocato Carlo Priolo, per quello che riguarda appunto la sottrazione. Le ingiuste sottrazioni, non sono mai state contro i servizi sociali, meritevolissimi alcuni di loro, alcune case famiglie hanno salvato la vita a tanti bambini, ma tante altre no. Sono sequestri di Stato, non tutte le sottrazioni lo sono, ma parte di queste sottrazioni sono vere e proprie. Ma i numeri ci dicono esattamente che ci sono i sequestri di Stato, perché se in Italia 40.000 bambini sono stati espropriati ai genitori e collocati nelle case famiglia, mentre nel resto d'Europa la media è di 6.000, vuol dire che ci sono perlomeno 35, 34, 36.000 sequestri di Stato che non hanno alcuna giustificazione. Ci sentiamo mercoledì prossimo qui a Corazzonale. Ci siamo occupati la settimana scorsa, lo ricorderete, di bambini senza famiglia, denunciando un business nuovo. Qualcuno l'ha chiamato il business del nuovo millennio, quello delle case famiglia che sono sorte come ambiente più riservato per alla chiusura per legge degli orfanotrofi. Ebbene, abbiamo denunciato il fatto che molte case famiglia trattengono più a lungo o trattengono ingiustamente i bambini
anziché favorirne l'affido. Ricordo che l'affido è stato proprio l'istituto creato, la figura giuridica creata per garantire, in assenza della famiglia originale, al bambino un'altra famiglia. Quindi deve essere soltanto un passaggio transitorio quello nella casa famiglia. Bene, Lisa Iotti, che era la nostra inviata che ha documentato tutto questo, è ritornata in Sicilia perché il giorno dopo la nostra denuncia all'assessore, al sindaco di Partinico, il luogo dove avevamo fatto questa inchiesta nella Sicilia tutta, ma in particolare a Partinico, hanno subito delle intimidazioni. Ebbene, riandiamo con Lisa Iotti in Sicilia per vedere che cosa è successo. 20 maggio, sui giornali di Palermo escono queste notizie. A Partinico, attentato agli amministratori dopo le denunce in TV. Partinico, intimidazione a sindaco e assessore. Dalle telecamere di Exit denunciava il nuovo business delle case famiglie in Sicilia. A Partinico negli anni 80 c'erano i cantieri lavoro. Oggi ci sono le case famiglie e servizi sociali. No, l'unica impresa qui è il sociale. E le comunità per minori possono essere un buon affare in un'economia disastrata. Una comunità non autorizzata dalla regione, ma che da un anno tiene bambini e prende i soldi dagli enti locali. In Sicilia accade anche questo. Bambini in casa famiglia. Un rapporto del governo svela tutto il marcio. Il 37% dei bambini è stato allontanato per inadeguatezza genitoriale. Il 9% per problemi di dipendenza di uno o entrambi i genitori. L'8% per problemi di relazione nella famiglia. Il 7% per maltrattamenti e incuria. Il 6% per problemi sanitari di uno o entrambi i genitori. È diventato il mercato dei bambini. Ogni giorno portano via 80 bambini. Li sequestrano e li rinchiudono in casa famiglia. Allontanamenti facili. Sono circa 2.000 i minori stranieri che ogni anno arrivano in Italia. Si tratta di un esercito di 7.538 minori che frutta ogni anno il sistema case famiglia, un gruzzolo pari a circa 495 milioni di euro. Un giro di affari di circa 1 miliardo di euro per le case famiglia, dove i minori restano in media 3 anni. È un business. Spesso i minori vengono allontanati per motivi generici, ad esempio conflittualità, problemi economici, inidoneità genitoriale, problemi abitativi, senza una reale possibilità di ascoltare i genitori e i minori coinvolti, sulla sola base dei rapporti dei servizi sociali e delle perizie psichiatriche o psicologiche. Non possiamo far finta di nulla! Un sistema che riduce la possibilità di relazione genitori-figli ad una sola visita settimanale e rende vano qualunque tentativo di rientro in famiglia in tempi brevi. La nostra società ha bisogno di promuovere la solidarietà. Cosa si potrebbe fare con 500 milioni di euro da investire a sostegno delle famiglie, anziché elargirle a strutture che in tutta evidenza non danno alcun beneficio se non agli operatori che ci lavorano? Per ogni bambino la casa famiglia arriva a prendere, fino a 400 euro al giorno. Un business miliardario, un volgarissimo giro d'affari perpetrato sulla pelle di famiglie e bambini. No, non possiamo far finta di nulla. Un censimento vero e proprio ancora non è stato fatto, ma le stime parlano di circa 1.800 strutture su tutto il territorio nazionale, con alcune regioni come l'Emilia-Romagna, il Lazio, la Lombardia e la Sicilia, che fanno registrare tra le 250 e le 300 case famiglia. Facciamo attenzione a non confondere la casa famiglia, come è regolamentata in Liguria, con altre tipologie di comunità educative. Sono necessarie tutte, ma ad ognuno diamo il nome giusto e soprattutto ad ogni bambino diamo il giusto posto. Non dimentichiamoci mai che stiamo parlando di bambini.